Un saluto da dottor Palmas, un dentista sardo all'estero, in Moldavia-Romania, dove vivo e dove ho i miei policlinici, le mie strutture maxillofaciali. Questo nello specifico è un caso che abbiamo risolto al policlinico di Bergamo, in sala operatoria, quindi in clinica con anestesia generale. È un caso maxillofaciale dove la paziente era andata sotto i ferri all'estero di odontoiatri, dentisti, che hanno eseguito in un caso che era già molto grave, dove aveva perduto completamente l'osso in queste zone a causa di interventi pregressi, e hanno eseguito qua degli innesti che non sono poi andati bene. Hanno fatto degli innesti che sono andati in suppurazione di corsa, poi alla chirurgia maxillofaciale in Italia ha dovuto togliere tutto quanto. Quello che è successo è che dopo poi l'osso è rimasto così, completamente riassorbito. Tieni conto che l'osso dovrebbe arrivare fino a questa parte anteriore, praticamente l'osso è completamente assente, la premaxilla non esiste più, il palato è verso l'alto, addirittura è sopra alla posizione dei pomelli zigomatici, della parte più dura dell'osso zigomatico. È un caso questo molto complesso che solo col computer qua si riesce a riprogettare un appiglio sulle ossa basali. Le ossa basali sono in questo caso qua la parte laterale al naso, sotto all'orbita, qua lo zigomo. Abbiamo ancorato praticamente il palato nella sutura centrale, la parte più dura, dove c'è il pilastro di scarico centrale. Dei blocchi laterali sui pilastri laterali di scarico forze a livello della cresta residua, e abbiamo bypassato le zone dei grossi difetti ossei qua nella parte dove c'era stata la suppurazione degli innesti che hanno eseguito all'estero. La paziente adesso si ritrova con i denti in bocca. È un caso questo abbastanza simile ai gravi traumi stradali. Riusciamo a trattare così anche casi gravi di, per esempio, palatoschisi, pazienti che hanno perduto o non hanno mai avuto l'osso, pazienti che nascono senza i denti, quindi anche anomalie genetiche. Là dove non si possono più usare impianti convenzionali, ma neanche impianti nasali o zigomatici, che sono degli altri impianti speciali che si possono ancora usare in alcuni casi, là dove si va oltre all'utilizzabilità di questi altri impianti, allora si deve andare nel settore, nell'area dei custom made, ovvero impianti fatti su misura, che chiaramente non hanno, le performance di impianti convenzionali, non hanno neanche la durata degli impianti convenzionali, ma sono appunto impianti estremi per situazioni estreme che vanno monitorati e vanno controllati negli anni. Questi ci permettono comunque di ridare una vita sociale, una vita dignitosa a questi pazienti. Parliamo di impianti dentali che permettono di tornare a alimentarsi al paziente, quindi assolutamente l'intervento, il gioco ne vale la candela, perché stiamo andando a ridare la possibilità al paziente di nutrirsi. I pazienti possono essere anche giovani, io ho visto pazienti, per esempio casi, pazienti che sono nati senza i denti, che avevano 20 anni, una situazione del genere. Esiste oggi una possibilità, questa che stai vedendo è un caso reale, per esempio, che abbiamo risolto e stiamo chiaramente monitorando. Io ti faccio un saluto e a presto. Se vuoi vedere di più, cerca video del dottor Palmas su YouTube.